Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Come di consueto, venerdì significa promo e oggi esce la prima promo vera e propria di FIFA 23. Difatti, dopo i canonici One to Watch, arrivano i Road to the Knockouts, ovvero i giocatori che riceveranno un più uno di upgrade se andranno a superare la fase a gironi della propria competizione europea. Non solo, quest'anno sarà possibile ricevere anche un altro più uno di potenziamento qualora dovessero andare a vincere due delle rimanenti gare delle proprie competizioni, quindi addirittura una doppia possibilità. Ci sono tante carte molto interessanti, anche qualcuna sfiziosa per Serie A ibride. Senza spoilerarvi troppo, mettetevi comodi e andiamo a vedere chi è uscito. Prima carta di cui voglio parlare è chiaramente Leo Messi. Sicuramente il migliore all'interno di questa promo, 92 di overall per lui. All'inizio sono esigui chiaramente i boost rispetto alla loro carta base, infatti hanno un più 1 in velocità, un più 1 in tiro, un più 2 di passaggio, uno in dribbling, uno in difesa e due di fisico. Però Messi potenzialmente andrà a prendere sia l'upgrade per il passaggio turno che quello delle due vittorie nelle restanti partite, quindi in proiezione molto 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 interessante, visto che quest'anno aveva ricevuto un grosso downgrade alla velocità, magari così inizia a recuperare terreno e visto che io lo utilizzo però centralmente si potrà anche rivalutare da esterno, quindi in posizioni dove la corsa fa più la differenza, visto che ha anche lo stile explosive che aiuta giocatori brevilinei come lui. Altra carta molto interessante è quella di Pierre-Emerick Aubameyang, che invece riceve dei boost già più grandi, difatti ha un più 4 di velocità, un più 4 tiro, 6 passaggio, 4 dribbling, 4 di difesa e 4 di fisico. Questo è un bel bufalotto di 1,87 m e quest'anno giocatori come lui sono molto forti. Con lo stile di corsa controlled, che secondo me può anche cambiare se andiamo ad applicargli uno stile d'intesa adeguato, no, mi sa che gli rimane sempre controlled, però comunque una carta di questo tipo, insomma, con 89 di accelerazione, 93 di velocità scatto, 91 finalizzazione, 86 di potenza tiro, facilità di upgrade anche per lui, rischia di essere veramente un crack. Perché è anche 4-4, quindi è stra completo. Penso che costerà anche discretamente, quindi Ocho, se lo volete acquistare, dovete avere, penso, un po' di crediti da parte, però se ve lo ritrovate non scambiabile, dategli assolutamente un try a sto Aubameyang, perché rispetto agli altri FIFA, giocatori come lui sono ritornati prepotentemente utilizzabili. Sembra paradossale perché siamo a meno di 10 giorni dall'uscita del gioco e abbiamo già la terza versione speciale di Valverde. Dopo la versione POT e la versione IF arriva anche questa Road to the Knockouts. Rispetto all'ultima uscita, quella POT ha un più 1 in velocità, un più 1 in tiro, un più 2 in passaggio, 1 in dribbling, 2 in difesa e 2 di fisico. Il vantaggio chiaramente è che parte da centrocampista come posizione preferita e anche qua parliamo di una carta totale che può fare sia il mediano che la mezzala. Difatti è molto rapido, presenta anche un ottimo tiro quando arriva in fase di finalizzazione. Quello che più ci interessa però sono i passaggi, 91 di corto e 90 di lungo, che lo rendono anche molto abile da regista. Poi l'agilità è 79, aggressività 85, le stats difensive sono molto buone, spicca l'83 di mentalità e l'85 di intercetto per un giocatore che è comunque 1,82 m, quindi Valverde per me top 3 di questo team, molto molto forte. Rafinha, anche qui parliamo di un giocatore molto interessante, per lui boost significativi, infatti abbiamo un più 3 di tiro, più 3 di velocità, più 4 di passaggio, 3 di dribbling, 3 di difesa e 4 di fisico. È un 4-4, quindi non ha la quinta di skill e neanche quella di piede debole. In questo caso ha 93 di accelerazione, 94 di velocità scatto, molto agile, 91, una discreta finalizzazione, 80, un po' al limite, e 86 di potenza tiro. Mentre per quanto riguarda i passaggi, anche qua non siamo a valori altissimi al momento prima di eventuali upgrade. Però il Barcellona in teoria ha la possibilità di prenderli entrambi questi upgrade. Il prezzo secondo me è eccessivo perché 900k al cap questa carta attualmente mi sembra veramente esagerato. Però anche lui un ottimo esterno, anche se comunque qualità-prezzo io lo pongo comunque dietro a un Dembélé che è 5-5 e c'è un altro tipo di versatilità, lo potete mettere in più posizioni del campo, questo invece vi può fare solo all'esterno. Anche per Foden ci eravamo un po' stupiti che non ve ne era uscito IF ed eccolo qua nella promo dei Road to the Knockouts. 4-3 skill e piede debole per lui rispetto alla carta 85, più 3 di velocità, 3 di tiro, 4 passaggio, 3 di dribbling, 4 di difesa e 3 di fisico e un prezzo anche qua che andrà non così alto ma calerà sicuramente.
molto rapido, 89 di accelerazione, 81 di velocità scatto, ottimi passaggi sia il corto che il lungo, agilissimo, 94 anche di equilibrio, 86 di reattività, pecca un po' di aggressività. Questa è una carta che può essere giocata tranquillamente da esterno, tranquillamente da mezzala e anche da COC, anche se pecca un po' di piede debole, ma quest'anno il piede debole ho notato che influisce meno rispetto agli anni passati. Altra carta è quella di Niklas Süle, questa forse è una delle più inutili perché dalla versione 85 riceve un più 3 di velocità, più 2 di tiro, 3 passaggio, 3 dribbling, 3 difese e 2 di fisico. Per carità, abbiamo ottime stats difensive, ottime stats di forza e aggressività, però abbiamo comunque un giocatore tedesco del Borussia Dortmund che ha uno stile di corsa lenti che gli favorisce lo sprint speed di 83 rispetto all'accelerazione di 63. Però onestamente io, piuttosto che andare su un Süle al momento a prezzi molto più contenuti, me ne vado tranquillamente su un Van Dijk che è un fenomeno, su un Militao, su un Rudiger, su un Koulibaly, e questo qua magari lo metto sotto radar in vista di eventuali upgrade, ma non ci faccio troppo affidamento. Anche quest'anno il buon Thomas Müller è riuscito a prendere una versione speciale, 88 per lui, più 9 addirittura di velocità, 2 di tiro, 1 di passaggio, 2 dribbling, 4 difesa e 3 di fisico. È un 3-4, 1,85 m, una carta che onestamente faccio fatica a immaginare nelle nostre squadre, anche qualora dovessimo ritrovarci l'anno scambiabile. È veramente un giocatoraccio sto Müller, pace all'anima sua, sono finiti i suoi tempi d'oro, che poi pare sempre che c'ha 50 anni, ma invece ne tiene 33. Vabbè. Lemar, questo invece è un bel giocatore a tutto tondo, perché l'hanno messo che può fare anche il centrocampista, oltre all'esterno destro e anche l'esterno sinistro, quindi veramente super versatile. Rispetto alla carta 83 si prende un più 3 di velocità, un più 3 di tiro, 3 passaggio, 3 dribbling, 5 di difesa e 6 di fisico. Quindi per me questa è una mezzala ideale, dotata di ottimi passaggi, pericoloso in fase di finalizzazione, stats difensive non eccellenti per quanto riguarda la mentalità, quindi poco automatico, però ottime intercettazioni, ottimi contrasti in piedi, anche le scivolate, pecca un po' di aggressività, però poi parametri di agilità, reazione, equilibrio, ball control e dribbling veramente al top. Quindi io questo secondo me lo vedo benissimo in un centrocampo a 3, in un rombo, in un 4-3-2-1 che vi ho portato le tattiche, veramente OP. Konaté, anche qua altro giocatore interessantissimo che rispetto all'81 prende più 4 di velocità, 4 di tiro, 5 passaggio, 5 dribbling, 4 difesa, 4 fisico, giocatore francese del Liverpool, quindi facilmente ibridabile. Anche in questo caso parliamo di un giocatore lengthy che quindi preferisce la velocità scatto rispetto all'accelerazione, e questo 89 rischia di essere veramente pericoloso il buon Konaté. Il prezzo secondo me ci sta, è probabile che sia stessi anche un po' più a ribasso, è un ottimo giocatore da tenere sotto controllo, 1,94 m, ha 91 di forza, 85 di aggressività, stats di difesa tutte sopra l'80, addirittura contrasto in piedi 89, mentalità 84, 86 di intercetto, pecca un po' di agilità ma non è un grosso problema perché ha 81 di reaction che gli permette di star molto bene dietro con l'L2, quindi top. Zambo Anguissa, un altro giocatore che ci aspettavamo, if, ma che invece appunto ha aspettato di uscire nella promo, più 3 rispetto alla carta base e abbiamo un più 3 di velocità, 4 tiro, 4 passaggio, 4 dribbling, 4 difesa e 3 di fisico. Il vero problema di questa carta è il work rate, perché purtroppo normale basso un po' lo fa sfigurare, però 1,84 m di Cristiano, quindi molto grosso, 86 di intercettazioni, 82 di mentalità, forte, aggressivo, buoni passaggi, anche una discreta agilità, rapido per un giocatore di questo tipo. All'interno di una Serie A io questo ce lo stravedo bene, penso sia il miglior mediano attualmente in Serie A. Così come un'altra carta molto caruccia è sto Kulusevski, se lo si vuole provare a utilizzare da mezzala in un 4-3-2-1 e non da esterno, visto che non è così veloce, è una SBC, quindi potete pensare di sbloccarvelo se non lo andate a pagare chissà quanto. C'ha anche una discreta finalizzazione, un buon passaggio corto, ovviamente non è agilissimo perché 1,86 con un body type high ed average, quindi uno dei peggiori. Pecca un po' di aggressività, è una carta che però non vi sa né di carne né di pesce, quindi è quello che sa fare un po' di tutto ma non eccelle in nulla e quindi non ve lo consiglio. Se proprio lo volete fare e che vi esce a zero, pensate piuttosto, ripeto, a metterlo come mezzala perché è troppo lento per fare l'esterno, COC non lo può fare e da punta ovviamente men che meno. Sto Gosens è obiettivo,
Onestamente, anche qua una carta che per quello che è gratis me la andrei sempre a sbloccare per tenerla nel club, anche alla peggio per buttarla poi in una eventuale SBC. Mentre ritorniamo in Premier League, abbiamo la carta di Martin Odegaard, questo dell'Europa League, un più 4 di velocità, 3 di tiro, 2 passaggio, 2 dribbling, 2 difesa e 2 di fisico, 5 di skill ma 2 di piede debole purtroppo che lo penalizza veramente tanto e lui ha ipatissimo per via del calcio reale, quindi credo che il costo non sarà bassissimo. La carta purtroppo è stra penalizzata da questo 2 di piede debole, buoni passaggi, buono il dribbling, finalizzazione non eccellente, non velocissimo. Onestamente eviterei, andrei più su altro, però questo sarebbe stato veramente un ottimo COC con un piede debole un po' più forte. Gerard Moreno, 4 di skill e 3 di piede debole, anzi il contrario, perdonatemi. Per lui una carta, insomma, un po' così, più 4 di velocità, più 2 di tiro, più 4 di passaggio, 3 di dribbling, 2 di difesa, 3 fisico. Purtroppo questo è il classico giocatore spagnolo che si becca una carta bustata alla Iago Aspas, ma che ci tireremo bellamente nei denti. Faccio fatica a immaginare sto Gerard Moreno nei nostri team. Mentre invece non faccio fatica a immaginare il buon Iconé. Mi sorrido perché forse qualcuno sa. Vabbè, ma questa è un'altra storia. Comunque, scherzi a parte, Iconé che dovrebbe avere inserimento... Basta, sto esagerando. Inserimento 99. Vabbè, comunque, 4 di skill e 3 di piede debole. Rispetto alla carta 78 abbiamo più 5 velocità, 6 tiro, 7 passaggio, 5 dribbling, 5 difesa e 5 di fisico. Questo per me in Serie A al momento è uno dei top esterni. Sicuramente il più veloce, peccato il 3 di piede debole, però ottime le 4 skill. Ovviamente velocissimo, dato di buon passaggio corto, meno il lungo, agile, 98 addirittura. Peccato per i reactions, 80, un po' mi fanno storcere il naso. Pecca un pochino di stamina, addirittura 78, quindi questo vuol dire che arrivati al 65-70 lo dovete sostituire. Però, vista la moria di esterni così validi in Serie A, si può anche pensare di dargli un try, visto che dall'altra parte c'è sì Lozano che può cambiare ruolo, però magari da una parte si mette Lozano, qua si mette Koné, oppure Chiesa e Koné o Chiesa Lozano, voglio dire, si è aggiunto anche questo Koné al pool di giocatori utilizzabilissimi per una rosa del nostro campionato. Ragazzi, al solito fatemi sapere nei commenti quale giocatore vi interessa vedere più all'azione, che magari ve lo provo, vi provo a portare una review, quale vorreste provare tra questi. In descrizione trovate la piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata. Anzi, Antonio Liberoschi.